Salutiamo il professor Luigi De Gennaro, psicofisiologo ed esperto dei problemi del sonno. E parleremo del sonno, buongiorno. Però prima vogliamo sfatare qualcosa che è uscito un po' su tutti i giornali. Cioè i giornali hanno parlato del caffè del mattino sostenendo che il caffè il mattino fa male. Quindi iniziamo con il risveglio. Il caffè il mattino fa male? Come mai sono uscite queste notizie? La realtà a volte non cessa di stupirci e sostanzialmente i media di tutto il mondo, compresi quelli italiani, ma parlo a partire dal Washington Post degli Stati Uniti, hanno raccontato in maniera strombazzata 2 settimane fa questa notizia molto chiara. Non prendete il caffè nelle prime 2-3 ore al mattino, perché, uso il condizionale intenzionalmente, interferirebbe con l'ormone dello stress, cosa vera, che viene liberato al mattino e quindi vi renderebbe meno pronti ad affrontare la giornata. È un falso, ma neanche fondato su un dato scientifico. Semplicemente è un falso. Il caffè, come è notorio chi si occupa di farmacologia, è uno stimolante blando, ma è uno stimolante, anzi contrasta gli effetti di quel fenomeno chiamato inerzia del sonno al mattino, che ci rende un po' più citrulli. Sì, un po' più citrulli. Allora, adesso vogliamo invece vedere un'altra associazione. Fumo e sonno, fumo e sogni. Allora, il fumo come interferisce nel nostro sonno? Dopo aver dichiarato un conflitto di interessi, però per ragione essendo... Anch'io, quindi siamo due fumatori che adesso discutono di questa cosa. Ecco. Dimentico il conflitto di interessi, certamente un messaggio forte e negativo. Il fumo è dannoso per il sonno, per chi non ha problemi di sonno, perché rende più problematica la respirazione, ma è drammaticamente nocivo per chi invece ha un clinico problema di sonno, che sono i problemi respiratori del sonno, le chiamate le apnee, per cui è fortemente bandito. Non solo, ma anche chi non ha problemi respiratori, in generale la nicotina, il principio attivo nel fumo, è un blando stimolante che in qualche modo non favorisce il processo di addormentamento. Certo. E invece questo sì, è un aspetto del sonno, c'è un altro ancora più bizzarro, che esiste, anche se un po' più rara, un'insonnia da sigaretta. Cioè, se uno ci pensa, il sonno è uno dei massimi intervalli che un accanito fumatore ha senza fumare. Ci sono alcune persone che diventano insonni per il bisogno di svegliarsi e di assumere la nicotina. Sono in crisi di astinenza. Una vera crisi di astinenza. Invece l'influenza fra fumo e sogno? Questa è un'altra bizzarria, perché negli ultimi anni esistono molti trattamenti contro il tabagismo, contro il fumo. Uno è basato su una sostanza di nuova concezione, però è una sostanza importante, chiamata variniclina, che si racconta porterebbe a un'intensissima produzione di sogni nella direzione dell'incubo. Noi abbiamo fatto uno studio negli ultimi mesi, o meglio, negli ultimi mesi che abbiamo terminato al San Camillo, presso il centro antitabacco, dimostrando che sostanzialmente non è vero, che aumenta sì i sogni ricordati in chi è, si sottopone a questi trattamenti farmacologici, ma che sostanzialmente non sono incubi, non sono terrifici, non sono negativi, come veniva descritto dalla stessa casa farmaceutica che lo commercializzava. Allora, io avrei altre 150.000 domande da... Presentagli un caso particolare. No, adesso lo faccio il tuo caso. Volevo prima dire che avrei 150.000 altre domande da farle sui sogni ricorrenti, su quel famoso film che serviva per fotografare i sogni, eccetera. E quindi lei deve tornare spessissimo da noi, perché io voglio saperle. Qui abbiamo un caso patologico, nel senso che lui si sveglia almeno una ora ogni ora di notte. Io però al professore volevo domandare una cosa molto semplice: a che ora devo andare a dormire? La risposta più semplice è sostanzialmente quando lei sente il bisogno di dormire. E se non sente il bisogno di dormire? Se non sente il bisogno di dormire, cosa che non è nella gamma dell'umano, sì, sostanzialmente, adesso a parte scherzi, stavo passando il messaggio è che l'ora non va scelta in base alle convenzioni sociali o altre, ma fisiologica percezione di sonnolenza. Adesso. Va bene, ok, allora lui dorme, Gemma. Sì.
mentre Guido dorme, non lo svegliamo, per carità, parliamo dell'umore, perché l'andamento dell'umore potrebbe essere legato, pensate, alla stagione in cui siamo nati. È il risultato, il curioso, possiamo dire, risultato di uno studio americano che spiega dunque il perché alcune persone nate in inverno poi d'estate soffrono, sono un po' depressi, sono molto stanchi. Si chiama infatti seasonal affective disorder ed è una forma stagionale di disturbo dell'umore che colpisce dunque soprattutto chi è nato in inverno, ma sembra non placarsi poi neanche durante i mesi più caldi. Noi invece vi lasciamo con un sole meraviglioso, viva l'estate, noi ci rivediamo domani, passate una buona giornata, Guido e Cinzia. Bene, bene, bene. Vogliamo... Hai sonno? Ma adesso, dopo quella pennica che ho appena fatto, sto molto meglio. Un secondo, quindi va bene. Possiamo chiudere la puntata del okay, caffè di Rai 1. Ok, da voi noi TG1 e poi una mattina. Arrivederci, Arri. Arri.